Un'importante inaugurazione oggi all'EFFE, un modo anche diverso di vedere la scuola. Voi vi siete fatti partecipi di questa cosa, dando un contributo importante per queste nuove aule rifatte. Sì, devo dire che il momento che abbiamo appena vissuto è un momento di grande orgoglio per la comunità leffese. Abbiamo fatto un restyling, abbiamo fatto un aggiornamento, la versione 2.0 del polo scolastico e è stato tutto grazie alla collaborazione, alla fattiva collaborazione e all'unità di intenti che c'è stata tra la dirigenza scolastica e l'amministrazione in toto. Una rivoluzione, in effetti, si consta di due aspetti. La prima, da un punto di vista metodologico. Infatti, una metodologia di insegnamento che ha portato a una rivoluzione copernicana, come dicevo, cambiando il format dell'aula abbinata alla classe. Ora non ci saranno più gli alunni seduti per 6 ore nella stessa aula, bensì ambienti di apprendimento in cui i ragazzi si spostano nel momento in cui devono seguire una determinata materia. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, quello che riguarda più da vicino l'amministrazione comunale, riguarda gli investimenti che sono stati fatti sulla struttura. Abbiamo innanzitutto allestito questi ambienti con video interattivi di ultima generazione. Si è connesso l'intero polo scolastico alla rete, a alta velocità attraverso la fibra, si è creato un laboratorio informatico all'avanguardia e per non parlare di quello che è il piano di diritto allo studio, è stato condiviso anche col comune di Peia, che fa sì di avere tutti gli strumenti affinché i nostri alunni possano davvero imparare e crescere nella piena formazione. Se mi consentite, vorrei anche fare una menzione della persona a cui è stata intitolata il polo scolastico, il cavalier Gianni Radici, una persona a mio avviso eclettica, la più rappresentativa di Leffe, che con la sua lungimiranza ha portato innovazione, sviluppo, ha portato occupazione, che ha poi consentito alle famiglie di mandare i propri figli a studiare, insomma, ha dato il propellente affinché l'EFFE abbia avuto lo sviluppo che ha avuto. Dall'anno scolastico 2022-23 il nostro istituto è entrato a far parte della rete DADA. È un'innovazione pedagogico-didattica di stampo anglosassone che prevede la scomparsa dell'aula tradizionale. Qui abbiamo 9 sezioni, non abbiamo la prima A, la prima B, la seconda A, la seconda B, bensì aule tematiche. Quindi si passa dalla classica aula tradizionale all'ambiente di apprendimento. Tutto l'ambiente, dai luoghi alle persone, sono funzionali all'apprendimento. Sono i ragazzi a spostarsi al cambio di ora e andare nelle varie aule tematiche. Abbiamo 3 dipartimenti nei 3 piani dell'istituto. Il primo dipartimento è quello di italiano, il secondo dipartimento è quello di matematica, il terzo è quello di lingue. Ogni aula prende il nome dalla disciplina. Non so, abbiamo l'aula di lettere che si chiama ad esempio aula Giulio Cesare, un'aula di matematica si chiama aula Cartesio, un'aula di inglese ad esempio si chiama Queen Elizabeth II. I vari dipartimenti sono molto colorati, le aule sono state personalizzate dai vari docenti. Vediamo ad esempio qui un murales che raffigura un po' le varie discipline di lettere, non so, Giulio Cesare, il Colosseo. E abbiamo soprattutto tutto un ambiente colorato, motivante, stimolante, tutto funzionale all'apprendimento. Le aule sono dotate di tecnologie all'avanguardia, di digital board moderne, realizzate, tutte queste aule sono state realizzate grazie al contributo anche dell'amministrazione comunale di Leffe. I docenti sono motivati, sono ottimi docenti che operano in questa scuola e che hanno personalizzato con entusiasmo ognuno la propria aula. Il movimento che avviene da parte dei ragazzi ad ogni cambio di ora non è considerato un tempo morto, bensì anche quello un tempo funzionale all'apprendimento, perché riattiva la concentrazione, lo dicono le neuroscienze e lo stiamo sperimentando concretamente con i ragazzi che escono da un'aula per spostarsi poi ad un'altra aula in maniera ordinata, in modo diligente, ed entrano in una nuova aula come se fossero appena entrati nella scuola, quindi pieni di entusiasmo. La campanella.